Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la baguette. Questa meraviglia fu un pane che arrivò in Francia nel 1830 col nome di pain venois, appunto pain venois perché veniva da Vienna. Lo potevano consumare solamente i nobili, perché a quel tempo c'era una tassa che dovevano pagare tutte quelle persone che consumavano del pane bianco proveniente dall'estero. Successivamente viene chiamato pane dei lavoratori quando questa tassa venne abolita, perché tutti i lavoratori lo compravano e ne facevano largo uso perché era buono e facile da trasportare e conservare. Poi i francesi presero l'abitudine di farlo lievitare in delle forme ovali di vimine e da qui viene il nome di baguette da barchetta. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 550 g di farina Manitoba, 370 ml di acqua tiepida a 27 gradi, 14 g di sale e 1,5 g di lievito secco. Per prima cosa prendiamo una ciotola, ci versiamo dentro la farina, il sale e il lievito. Mescoliamo il tutto per bene. Poi iniziamo ad aggiungere l'acqua piano piano e mescoliamo il tutto con l'estremità di un cucchiaio. Continuiamo così finché l'acqua non si sarà ben assorbita. Ecco come si presenta il nostro impasto. Come potete vedere è bello grezzo ed è così che deve essere. Poi prendiamo della pellicola alimentare trasparente, ce la mettiamo sopra, copriamo bene il tutto. Prendiamo un cannovaccio, ce lo mettiamo sopra e lasciamo tutto lievitare ad una temperatura di 18-20 gradi fino a domani. Dopo 24 ore di riposo possiamo togliere il cannovaccio e la pellicola alimentare trasparente. Ok, ci bagniamo un pochino le mani e facciamo 4 pieghe. È un processo un po' particolare. Prendiamo il nostro impasto da un lato, lo allunghiamo come sta facendo la mia mamma e lo rimettiamo giù. Giriamo, ci bagniamo ancora le mani e lo rifacciamo. Facciamo così su tutti e quattro i lati. Come potete vedere stiamo lavorando solo con le punte delle dita. 3 e l'ultima, 4. Poi giriamo il nostro impasto in questo modo. Lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente, che stringiamo il più possibile, e con il cannovaccio. Poi lasciamo tutto a riposare per 45 minuti. Passati 45 minuti possiamo fare lo stesso procedimento di prima, ossia ci bagniamo le mani e facciamo le 4 pieghe. Come potete vedere la struttura del nostro impasto è cambiata. Ora lo giriamo, lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e con il cannovaccio e lo lasciamo a riposare per altri 45 minuti. Passati per la seconda volta i 45 minuti, togliamo il cannovaccio e la pellicola alimentare trasparente, pesiamo il nostro impasto e lo dividiamo in 3 parti uguali da 300 grammi. Fatto ciò prendiamo una delle nostre parti, spolverizziamo per bene il nostro banco di lavoro di farina e poi applichiamo delle pieghe. Una, due, aggiungiamo un pochino di farina in questo modo e creiamo un rotolo. Ok, ora abbiamo finito. Ora, così come sono, li copriamo di pellicola alimentare trasparente e li lasciamo a riposare per un quarto d'ora. Passati 15 minuti spolverizziamo di nuovo il nostro banco di lavoro di farina, prendiamo una delle nostre 3 parti, creiamo una specie di rettangolo, proprio in questo modo, lo schiacciamo con le punte delle dita. Poi iniziamo ad arrotolarlo e ogni volta ci fermiamo perché lo dobbiamo schiacciare con la mano come sta facendo la mia mamma. Se vedete che vi si attacca la mano, aggiungete della farina sulla mano e poi continuate. Lo fate circa 2-3 volte.
arrivate bene fino in fondo, così, arrotolate l'ultima volta, proprio in questo modo, rifinite per bene e poi la dobbiamo allungare. Poi prendiamo la nostra baguette quando avrà raggiunto circa i 40 cm di lunghezza e la mettiamo sulla nostra teglia con carta da forno spolverizzata con la farina. Facciamo la stessa cosa anche con l'ultimo pezzo. Finite di arrotolare tutte e tre le nostre baguette, dobbiamo applicare delle pieghe sulla carta da forno come sta facendo la mia mamma, prendendola per i lati e alzandola. Proprio in questo modo. Per fare in modo che rimangano uniformi, qui con noi abbiamo due strofinacci piegati della misura della baguette in modo che restino ferme, i quali dobbiamo mettere ai lati, ovviamente sempre seguendo le pieghe. Poi facciamo lievitare il tutto a forno spento solamente con la luce accesa per 40-45 minuti, ovviamente con la pellicola alimentare trasparente sopra, abbastanza aderente. 10 minuti prima di cuocere le nostre baguette abbiamo preso una teglia, quale abbiamo riempito per 3 quarti di acqua, e la mettiamo dentro il forno, che riscaldiamo a 240 gradi ventilato e lo mettiamo alla base. Prima di cuocere le nostre baguette togliamo la pellicola alimentare trasparente, i nostri cannavacci e stendiamo la carta da forno. Molto lentamente rifiniamo, poi aiutandoci con un coltello ben affilato applichiamo dei tagli in diagonale. Dopo aver fatto i nostri tagli e aver messo l'acqua in forno possiamo cuocere le nostre baguette a forno ventilato 240 gradi per 25 minuti. Arrivati a 20 minuti togliamo l'acqua e continuiamo la cottura. Ma guardate come sono venute bene le nostre baguette, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presentano dentro. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una baguette. Ma prima vi volevo far sentire un suono meraviglioso, quello della baguette. È veramente godurioso. E adesso lo assaggio. È veramente buono, ragazzi. È perfetto. Croccantissimo. È lievitato alla perfezione. È leggero e perfetto di sale. Veramente meraviglioso. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!